Salve a tutti, io sono Mr. Camarium e questo è il mio canale. Oggi andremo a modificare la stampante andando a montare i nuovi cuscinetti che mi sono arrivati dal sito di AliExpress. In più andremo a montare, dove l'ho messo, il nuovo tendicinghia. In verità questo tendicinghia già era in dotazione con questo tipo di struttura, solo che mi mancava un blocchettino che ho realizzato in alluminio e una puleggia dentata, perché la puleggia in dotazione è liscia, quindi non aderisce bene in fase di dotazione e fa diciamo un arco, si allarga. Invece con questo qui avrò un'adesione migliore. Adesso procediamo con le modifiche da fare. When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view, you should grow feathers and see this too. Stop, qui devo fermare e darvi delle spiegazioni. Quando ho comprato questi cuscinetti da Ali, pensavo che bastava guardare solo il diametro interno. Non sapevo che esistevano due tipi di cuscinetti di misure differenti con questi blocchetti di alluminio. Infatti bisognava guardare anche il diametro esterno. Vabbè, li ho comprati per 1 euro, 1,50 euro, non fa niente, riproverò di nuovo a fare l'ordine. Però qui comunque prendetene atto del video di come si vanno a installare, come si toglie il sedger e come si va a riposizionarlo. Magari se voi avete la possibilità di comprarli della misura giusta, ma sapete anche come già montarli. Andiamo di nuovo avanti.
Allora, come regolare la cinghia? Con l'uso della vite andiamo a stringere finché non vediamo che la corda è bella allineata. E un altro modo per fare una buona valutazione è quello di andare a pizzicare con le dita la cinghia e sentire se fa un suono simile a quello che si fa quando si vanno ad accordare le chitarre o il violino. L'altra valutazione è quella di muovere a motore spento il piatto e osservare se il motore fa fatica nel movimento. Un'altra cosa, ho spostato il blocchetto, l'ho portato più verso l'esterno nel terzo foro per avere la possibilità di effettuare una regolazione ancora più precisa e ottimale. E un altro consiglio che vi posso dare, io adesso non lo posso fare perché purtroppo il connettore del bed si è bruciato, quindi devo fare una modifica, una riparazione e magari vi farò vedere in un prossimo video come andrò a farla, di portare una stampa di un oggetto circolare almeno alto 3 mm nel valutare come i layer andranno a posizionarsi. A questo punto il lavoro è finito, vi lascio a voi una buona giornata e vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi al mio canale e ovviamente di incoraggiare anche altri a iscrivervi a questo canale. Buona giornata.